esordio proprio nella partita contro Sora. Adesso vediamo un altro attacco di Verona e questa volta è out. Morbido Stern riceve Piccinelli, Angel Perez, cercare Sebuli che cerca il tocco del muro, Galassi le tiene viva, cercato dall'altra parte Nimir, ancora tocco del muro, questa volta finisce out e quindi la Revivere si riporta dietro 6-7, ricuce la distanza. Gianluca Galassi al servizio adesso per i Meneghini, tutti giocano in maglia nera, anche Galassi va morbido per recezione di Jeschi, cercato Jeschi, non si capisce con i compagni, allora Friburgo regalata a Milano, prova a sfruttarla con Sebuli e incredibilmente Verona si salva, ma poi arriva il muro di Nimir a dire no a Mark. Qui Verona si era salvata con una grandissima fortuna e aveva provato ad attaccare con Mar, e allora Nimir Abdelaziz ha messo giù un muro importante per ritrovare il pari 7-7 e di nuovo Galassi al servizio. Morbido Galassi, attenzione di Jeschi che sbaglia, in qualche modo Verona riesce a tenere la palla viva, vediamo se Milano sfrutta la free ball con Sebuli, curato, ma c'è Klinkenberg dietro a dare manforte, allora ci prova Nimir e c'è il tocco del muro di Verona, viene chiamato il punto a Milano e quindi contro sorpasso 8-7, i Meneghini si portano avanti, Piccinelli la tiene viva. Angel Perez in qualche modo per Sebuli che va ad attaccare molto teso, la palla che rimane sotto rete, e però questa volta arriva Morbido Mendozzi, riceve Piccinelli, Angel Perez a cercare, Nimir Abdelaziz che arriva da lontano, scarica il suo braccio, 10-12, l'olandese prova a scuotere i suoi. Con l'aiuto della Dea Bendata e adesso qui prova Milano a rispondere con Nimir, non va bene, 11-14, si riporta meno 3 Milano, ma 3 punti da recuperare sono comunque ben distanti contro questa Verona. Tornano in campo i giocatori di Milano, si attende ancora per i gialloblu che arrivano adesso in campo, si può riprendere a giocare 11-16 per la Calzedonia Verona, un po' sconsolato Gianni, non vede i suoi ragazzi rispondere come vorrebbe. Favore di Verona, ci riprova Klinkenberg questa volta, però Mar riceve bene, poi si porta anche l'attacco Mar, Klinkenberg, anche il Perez la tiene viva e poi anche Klinkenberg, grandissima esperienza internazionale, è stato tra l'altro premiato come miglior giocatore nel torneo di qualificazione per i mondiali 2018, si terranno come sapete in Italia. Lui con Porto Rico è stato premiato, con lui che ha guadagnato la qualificazione mondiale con Porto Rico è stato premiato MVP del girone di qualificazione, mentre Milano conduce per 2-0 e ancora anche il Perez a servizio. La recensione di Jeschi, spirito a cercare Toncak Stern, il punto di Stern, hanno perso un po' di concentrazione, vediamo qui come risponde Milano, risponde parziale con Verona che sicuramente avrà perso anche qualcosa dal punto di vista delle per Verona, va forte Jeschi, Piccinelli bravo qui a ricevere, poi prova ad attaccare Klinkenberg, trova l'angolo lontano del campo, Kevin Klinkenberg 9-8, Milano torna avanti e adesso numero 9, Angel Perez, a servizio per la Revivere, va morbido, con la lezione di Jeschi, in qualche modo la tiene viva Spirito, con una grande giocata, ma Angel Perez va a cercare dall'altra parte Klinkenberg, e questa volta Spirito non riesce a tenerla in gioco, e allora 10-8 più 2 Milano, e allora arriva un cambio, per Verona, esce il numero 8, Stephen Marr, entra con il numero 14, Manavide Sand. Vediamo se la banda classe. Vediamo se va a forzare. Lo fa, no, invece è morbido. Però è stato
difeso bene questo attacco e poi Klinkenberg attacca proprio su Manavin Esad, che non trova la difesa ottimale. E allora 13-12 Milano, a servizio per Verona. Morbido spirito, la decisione di shot, Angel Perez a cercare Klinkenberg e Manavin Esad non arriva bene sul pallone. 15 pari, si tiene a contatto Milano e manda a servizio il proprio capitano. Parano Verona della conquista del match. Shot riceve bene, adesso prova ad attaccare proprio shot, ricezione d'attacco come nei manuali della pallavolo, 16-20. A Milano ha una montagna da scalare adesso. Angel Perez, il portoricano. Alcune delle seconde linee. Mentre qui l'attacco di Nimir trova il campo, trovando fuori in posizione Luca Spirito. Tra l'altro adesso vediamo in campo anche Pesaresi, ma non è stato tantissimo